Angela Barbanente, vicepresidente Regione Puglia, una serie di appuntamenti legati alla sostenibilità, allo sviluppo territoriale, a un recupero di quello che è il ruolo dell'entroterra nelle dinamiche della sostenibilità in senso globale. Festival della ruralità che succede a una serie di altri appuntamenti che la vede protagonista nell'ambito dello sviluppo urbanistico. Sì, sono settimane molto dense, tutte dedicate a rilanciare un'idea di sviluppo come sviluppo legato al recupero di un rapporto diverso tra popolazioni e luoghi, tra esseri umani e ambiente. Io sono profondamente convinta che questo sia il futuro, un futuro capace di valorizzare il grande patrimonio culturale e ambientale che poi nel suo intreccio crea quel paesaggio, quella unicità dei paesaggi pugliesi che è la più grande risorsa di cui noi disponiamo. È importante questo festival della ruralità perché non dimentichiamo che il ciclo di programmazione 2014-2020 prevede una politica agricola comunitaria che premia i servizi ecosistemici e quindi premia l'agricoltura che si fa paesaggio e si fa servizio ambientale alle popolazioni urbane. E inoltre nel documento di programmazione, obiettivi e metodi lanciato dal ministro Barca, noi abbiamo una delle tre opzioni strategiche nei territori rurali, una delle tre. E per far capire l'importanza di questa azione strategica, sottolineo che le altre due sono mezzogiorno e città. Quindi i territori rurali sono davvero oggi, finalmente aggiungo io, compresi nella loro straordinaria valenza e potenzialità. Sono stati oggetto di fenomeni di spopolamento, di abbandono e dopo l'abbandono arrivava il degrado e arrivavano i rifiuti, in un contesto nel quale l'urbanità sembrava il centro dell'attenzione e lo sviluppo economico unicamente legato alla urbanità. Oggi finalmente non tutti, alcuni, siamo consapevoli che così non è, che è alla ruralità che noi dobbiamo guardare anche per il benessere delle città e delle popolazioni urbane. È una prospettiva rovesciata e come tutte le prospettive rivoluzionarie hanno bisogno dell'impegno di tutti noi, quotidiano, costante, tenace, per poter svilupparsi e produrre benefici alle nostre comunità. Quindi un paesaggio produttivo innanzitutto, in una logica che è sempre più comprensoriale, cioè la logica dei distretti, oggi i parchi, c'è questa, come dire, questa tendenza a fare, sì, il luogo comune dice fare sistema, però ad aggregare entità territoriali. Va bene qualsiasi definizione, va bene aggregazione, va bene intercomunalità, va bene sistema, va bene tutto, purché sia chiaro che il municipalismo, che contiene anche un importante risvolto, che è quello identitario di una comunità che si riconosce nel proprio campanile, nei propri luoghi, questo è l'aspetto positivo. Ma il municipalismo oggi non consente di fare alcuna politica di sviluppo. È velleitario, direi, è quasi, quasi fa sorridere. Don Chisciotte un tempo era. Da Don Chisciotte, vedere singoli comuni che costruiscono proprie strategie di sviluppo. Nel mondo globalizzato occorre
aggregare le risorse, occorre dare un maggiore peso specifico alla propria azione, già così è difficile emergere, quindi questa deve essere un segnale molto chiaro, molto continuativo nel tempo che noi dobbiamo dare ai territori. D'altra parte, se andiamo a guardare nel panorama europeo, ci rendiamo conto che sulla intercomunalità, sui sistemi, hanno lavorato paesi oggi che non hanno meno difficoltà in giro per l'Europa, hanno lavorato già dagli anni 70. Quindi siamo davvero in ritardo e dobbiamo recuperare appunto con molta lena e con molta convinzione su questo terreno. Grazie, buon lavoro. Grazie a te.